comincio a salutare subito, permettetemi, la professoressa Pellecchia, perché e ringrazio per questo invito. La vedo davanti a Palazzo Te, ma in realtà lei lo sa benissimo che è invitata comunque, realmente e non virtualmente, davanti a Palazzo Te. Enza, non solamente in questa stanza, ma poi insomma ti faremo visitare Manto. Vedo anche la collega Susanna Sancassani, anche lei davanti a Palazzo Te, comunque anche per lei vale l'invito, così come l'invito di essere a Mantova vale per tutti voi. Oggi abbiamo questa, diciamo, bella formula che almeno ci consente di raggiungerci persino da mezzi mobili e quindi insomma ne approfittiamo. Abbiamo chiamato la professoressa Pellecchia, professor Lombardini, architetto Sancassani per, diciamo, metterci un po' insieme su questi dialoghi di Cattedra UNESCO, e abbiamo intitolato, avete visto un po' questo titolo, non so se c'è un manifesto in grande, comunque un dialogo, intitolato Università, didattica e ricerca al femminile. Viene da un Politecnico, vi prego anche di considerare questo tema, viene da un Politecnico che tradizionalmente ha queste tre anime dedicate all'architettura, all'ingegneria e il design, e oggi noi, diciamo così, come squadra che sta finendo il mandato del rettore, il rettore ingegnere Ferruccio Resta, professore ingegnere Ferruccio Resta, anche presidente della CRUI, ci stiamo molto impegnando affinché ci sia una forte presenza femminile, soprattutto nelle discipline STEM, no? Le discipline che sono più orientate appunto alle discipline dell'ingegneria. Per quanto riguarda l'architettura e il design abbiamo insomma una consuetudine molto diversa, però ci stiamo sicuramente impegnando con programmi nuovi per poter avere appunto, fare interessare, far appassionare le giovani alle discipline dell'ingegneria. Quindi è un problema che in un certo senso oggi vogliamo toccare con i dialoghi del Cattedra UNESCO, perché è pur vero che discipline più umanistiche, anche come le nostre, hanno percorsi sui temi sia della didattica, della ricerca, anche abbastanza naturali, declinati al femminile, però appunto ci sembrava opportuno, diciamo, anche come Politecnico di Milano, poter aiutare, che si sta impegnando molto fortemente in, diciamo, in campi un po' più difficili dei nostri, per poter catturare passione non per altre questioni, ma solamente per tradizione, forse per modalità di tradizione. Allora, abbiamo invitato la professoressa Pellecchia, che mi ha ospitato in questi primi mesi come delegata Runipace, è la presidente, giusto Enza, di questa rete Runipace, dove sono stato immeritatamente ammesso. Questo te lo dico, Enza, diciamo, è stata una risata generale in Senato Accademico quando il rettore Resta mi ha nominato che possa essere io uno dei delegati, però come si sempre, no, nella legge del contrappasso può servire molto avere qualcuno diciamo un po' animoso. Mi posso tranquillizzare, essendo delegato della pace, molti colleghi mi prendono in giro. Professoressa Pellecchia, appunto, ferrarese di nascita, posso dirle, una quindi vicina a Mantova, no, per dirti sempre che siamo qui vicini. È una laurea in giurisprudenza presso l'Università del Pisa e oggi appunto è ordinario di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza di Pisa. Non sto a elencare le sue pubblicazioni, ma quello che ci serviva molto non era solamente questo, diciamo, lavoro sul rapporto, diciamo, sulla rete dell'Università della Pace, ma quello che ci interessava capire è veramente declinare il titolo didattica e ricerca al femminile. Dopo questa lezione abbiamo Nora Lombardini, che è la mia collega delegata alla Cattedra UNESCO del Polo di Mantova del Politecnico di Milano, che ha organizzato questa, eccola qui, che adesso ci appare. Nora insegna, docente di restauro, sei circondata da architetti, Enza, e quindi docente di restauro, e che ha preparato una tavola rotonda che appunto viene in particolare, direi forse incentrata con la nostra collega Susanna Sancassani, laureata in architettura, poi ha tenuto corsi in varie università e da tempo, diciamo dal 2007, vero Susanna? Hai una è capo servizio al METID, che è un nostro
centro per, diciamo, anche la didattica innovativa, innovazione didattica e digital learning. Anche con Susanna ho un precedente, nel senso che mi ha obbligato a fare un corso di storia dell'architettura presso il Massive Online Courses, e che appunto immeritatamente va abbastanza bene, e adesso magari poi vi racconterà com'è questa esperienza, anche direi non solo tecnologica e di grande livello, ma soprattutto di promozione e progettazione, no? Susanna è stata un po' l'artefice di questi, della spinta che il Politecnico ha avuto con i MOOC, i Massive Online Courses, e quindi ci racconterà dopo, vero Nora, questa tavola rotonda, come abbiamo pensato diciamo una novità che adesso sta andando molto bene, visto i tempi dobbiamo assolutamente declinarli in modo nuovo. Ecco, detto ciò, io direi che ringraziando tutti voi vi comincio a dare do la parola alla professoressa Pellecchia, naturalmente come dicevo in apertura ringraziandovi per questa presenza virtuale, e poi aspettandovi qui a Mantova per la presenza fisica. Grazie a tutti voi. Grazie Federico, grazie per aver ricordato alcune note della mia biografia. Sono ferrarese di nascita ma pugliese di adozione, e abbiamo scoperto che la Puglia ci lega, e quindi questa cosa mi ha fatto particolarmente piacere. Grazie anche per aver ricordato l'altra esperienza che ci lega, il contesto nel quale ci siamo conosciuti, vale a dire la rete delle università italiane per la pace che coordino, e ho visto tra il pubblico, anche tra i partecipanti, anche la collega Colonna dell'Università della Basilicata, se non sbaglio. Mi sembra di averla vista, e anche lei è protagonista, infatti, ciao Angela, anche lei protagonista di questa esperienza nuova alla quale teniamo molto, alla quale stiamo partecipando con grande entusiasmo e slancio, e nella quale, Federico, non sei assolutamente un elemento estraneo né di disturbo, anzi partecipi con, come dire, la bellezza della tua particolarità e della tua differenza. Ecco, giusto per nominare subito un tema sul quale farò delle considerazioni. Ora io non farò una lezione, io farò delle considerazioni introduttive. Mi sono domandata nei giorni scorsi, pensando a come impostare questa conversazione, e mi sono domandata in che modo appunto declinare il titolo Università, la didattica e la ricerca al femminile. E questo è un titolo che può essere declinato in tanti modi, me ne sono venuti in mente tanti. Si potrebbe interpretare il titolo come facendo una lettura di dati statistici sulla presenza femminile nell'università, con specifico riguardo alla didattica e alla ricerca. E questi dati statistici, questi numeri, potrebbero prendere parola e raccontarci varie storie, ci potrebbero raccontare trend ascendenti o discendenti nei percorsi e nelle carriere, ci potrebbero aiutare ad individuare blocchi, intoppi, inciampi, soffitti di cristallo, e da lì ci potremmo interrogare sulle azioni e sulle strategie che potremmo mettere in atto per rimuovere quei blocchi, quegli ostacoli, quegli intoppi. Oppure si potrebbe fare una ricognizione della presenza femminile nelle varie aree e ragionare sul perché sono più presenti o meno presenti in alcune aree piuttosto che in altre. Ad esempio è stata ricordata prima l'area STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono molte le indagini che sono state fatte proprio in questa direzione. E naturalmente si potrebbe parlare di molestie sessuali nel rapporto tra donne e università, un universo sotterraneo che ogni ricercatrice, docente, bidella, amministrativa conosce bene per averlo sperimentato direttamente o per averne comunque sentito parlare. Oppure potremmo parlare di sessismo. Sul Corriere della Sera di due giorni fa l'intervista ad una giovane
giovane e brillante ingegnera aerospaziale, Veronica Pellegrini, attualmente progettista della missione Artemis presso la NASA, e l'intervista inizia così. Ricordo perfettamente quel professore molto anziano della facoltà di ingegneria. Mi guardò e mi disse: ma cosa credete di fare voi donne? Dove volete andare? E si rifiutò di correggermi il compito. Dovetti implorare l'assistente per fargli capire che, se non lo avesse fatto, non avrei potuto ottenere la triennale. Oppure potremmo parlare di un fenomeno talmente diffuso da aver conquistato un vero e proprio termine che lo caratterizza, il bro-priating, vale a dire quella propensione in ambito accademico purtroppo diffusa, per cui maschi letteralmente si appropriano di risultati di ricerche o intuizione da parte, o intuizioni da parte di colleghe. Quindi tanti modi possibili per declinare il tema del rapporto molto complesso e molto articolato, il rapporto appunto tra le donne e università. Però mentre appunto li passavo in rassegna uno ad uno, riflettevo sul fatto che tutti questi modi esprimono delle ricerche e dei modi di guardare al tema della donna e l'università, al tema del rapporto tra le donne e l'università, che individuano delle traiettorie, dei percorsi che sono già stati scandagliati, che sono già stati esplorati. Non voglio dire che siano vecchi e sorpassati, non voglio dire che siano inutili, assolutamente, sono stati importanti, sono stati necessari, e tuttavia io non avrei avuto molto da aggiungere rispetto a ciò che è già stato detto e a ciò che altre probabilmente anche oggi diranno in maniera anche molto più efficace di quanto potrei fare io. E quindi, passando in rassegna i possibili modi e scartandoli ad uno, in questo lavoro di preparazione alla conversazione di oggi, mi è ritornato in mente un seminario particolarmente interessante al quale avevo partecipato qualche anno fa, un seminario tenuto all'Università di Pisa da due ricercatrici non universitarie, Gianna Mazzini e Giovanna Galletti, fondatrici della scuola Labodif, dove Labodif sta per Laboratorio della Differenza. E nei miei appunti ho trovato un passo di quel seminario che mi ha risuonato in maniera molto potente nel pensare a come impostare la nostra chiacchierata di oggi, e lo leggo insieme a voi. Conoscere la storia di alcune delle prime donne entrate nelle università ci dovrebbe spingere a non tradire il senso che la loro esistenza ha mostrato. Non l'adeguamento, che sarebbe l'inclusione assorbita per osmosi all'ordine maschile, bensì la differenza dell'essere qui e poter mostrare altro, contribuendo in maniera significativa alla costruzione di un mondo non monco, non mancante della sapienza femminile. E a questo pensiero si è andata ad agganciare una riflessione di Luisa Muraro, rileggo anche questa insieme a voi, tratta dal suo libro Al mercato della felicità. L'insensatezza dell'emancipazione era di voler rimediare agli effetti di un'ingiustizia senza nome, ignorandola e ribadendola. Per emanciparsi bisognava sostenere che le donne non sono inferiori agli uomini e mostrare che non c'è differenza tra donna e uomo, che voleva dire farsi entrare in testa il pensiero dell'inferiorità, l'abitudine ad un confronto con lui. Ma io sono una donna, non c'è da dimostrare, c'è da essere. Ora è a partire da queste due citazioni che voglio sviluppare qualche riflessione, un po' eretica forse, ma mi prendo questa libertà, lo faccio consapevolmente, qualche riflessione sul tema della assenza e della presenza. L'assenza,
delle donne nell'università, o la scarsa presenza, o la presenza fino a un certo punto e non oltre, sembrerebbero elementi inequivocabili e di lettura facile. Siamo mancanti o poco presenti o presenti fino ad un certo punto, proprio perché ad un certo punto ci sono intoppi, inciampi, ostacoli, soffitti di cristallo. E il rimedio sembra altrettanto facile da individuare: dare impulso, implementare, riequilibrare quote per aumentare la presenza. Ecco, io giocherò con l'assenza e la presenza e lancerò qualche provocazione. Mi domando, l'assenza è sempre e solo un vuoto subito? Oppure quel vuoto, o nella migliore delle ipotesi, quella scarsità, ci può dire anche altro, oltre quello che ci rileva sul gender, ci rivela sul gender gap? Quante di noi, noi che siamo qui e che siamo presenti, perché noi siamo presenti nell'Accademia, quante di noi si sentono libere e a proprio agio nell'Accademia? E allora forse vale la pena guardare dentro quel vuoto, guardare quell'assenza e domandarsi: non sarà che a volte l'assenza o la scarsa presenza sono anche forme di resistenza, anche inconsapevole, ad un modo, ad un assetto di potere del mondo accademico che a noi femmine proprio non piace? Anche un modo di impostare i percorsi dei corsi di laurea o altro. Mi ha colpito in un seminario che si è svolto alla Scuola Normale Superiore 2 anni fa, proprio sulla scarsa presenza delle ragazze nelle discipline STEM, un dato che emergeva dall'indagine era che le ragazze sono straordinariamente recettive e presenti quando le conoscenze teoriche possono tradursi in applicazioni pratiche per la risoluzione di problemi concreti, soprattutto quando si tratta di problemi legati a questioni che affliggono l'umanità. Quindi non è tanto la disciplina in sé, quanto il modo in cui la disciplina viene declinata, se in maniera astratta o in maniera concreta. E quanto alla presenza, l'altro elemento con cui gioco, siamo davvero presenti, noi che siamo presenti, o siamo soltanto ammesse? E quanto ci siamo dovute adeguare per essere ammesse? E se ci siamo, ma ci siamo senza di noi, ci siamo senza esserci autenticamente, parliamo parola nostra? Non sarà che nell'illusione di essere presenti siamo in realtà mancanti? E mancanti di cosa? Io direi mancanti di sguardo nostro, di quello sguardo della citazione Labodiff da cui ero partita. E dunque non l'adeguamento, che sarebbe l'inclusione assorbita per osmosi all'ordine maschile, bensì la differenza dell'essere qui e poter mostrare altro, contribuendo in maniera significativa alla costruzione di un mondo non monco, non mancante della sapienza femminile. Ma questa sapienza, questa ricchezza, non arriverà, secondo me, dal solo fatto di esserci grazie ad un meccanismo di quote o grazie a strategie di implementazione della presenza, perché non è solo, dal mio punto di vista, una questione di quantità, è anche una questione di qualità. E di ieri la notizia molto bella, molto positiva, della nomina di un'ulteriore rettrice, la rettrice dell'Università di Ferrara. A poco un soffitto di cristallo viene in più punti infranto, e laddove c'era il deserto cominciano a esserci presenze femminili. È importantissimo. Ancora più importante sarà se non si tratterà soltanto di un incremento quantitativo, ma ci sarà un cambiamento qualitativo. E il cambiamento qualitativo potrà derivare soltanto dall'esercizio consapevole di uno sguardo diverso. Ed è responsabilità soprattutto di quelle come me,
come noi che siamo presenti, imparare ad avere più coraggio nell'intraprendere percorsi nuovi, anche nella ricerca e nella didattica. Ponendoci finalmente la domanda, se mi libero dalla necessità di dimostrare che so fare le stesse cose degli uomini, in che modo posso esprimere la ricchezza di uno sguardo femminile sul tema che studio o sul modo in cui faccio didattica? È una responsabilità grande quella che abbiamo, perché è una responsabilità che ha a che vedere con un tema, a mio modo, dal mio punto di vista, importantissimo, e cioè la necessità di contrastare il conformismo nella scienza, il conformismo nella didattica. Se facciamo tutti le stesse cose e perseguiamo tutti lo stesso modello di comportamento, e se anche noi che siamo diverse ci adeguiamo ad una forma che non è la nostra, rinunciando ad uno sguardo autonomo, quella che si impoverisce è la scienza, insieme all'impoverimento della scienza, il venir meno di tante possibilità di sviluppo, di progresso che dalla scienza sono solite derivare. Naturalmente questo percorso, questo esercizio di soggettività, questa presa di parola consapevolmente differente è un percorso che va costruito. Io non ho soluzioni da indicare, io ho solo riflessioni da condividere con voi. Questo percorso va costruito, ma di una cosa sono certa, che per costruirlo bisogna deviare dalle traiettorie che finora sono state percorse e che è stato giusto percorrere per dimostrare che siamo in grado di fare le stesse cose degli uomini. E lo abbiamo dimostrato alla grande, considerando il ritardo con cui siamo partite. Ora sarebbe interessante e arricchente fare cose diverse, oppure anche fare le stesse cose, ma in modo diverso. E questa ricchezza inespressa va coltivata. Quando ha modo di manifestarsi è affascinante, proprio perché rivela mondi inesplorati anche nella ricerca. Cito un solo esempio, quello della botanica Susan Zimmerd. È una studiosa soprattutto di foreste. Studiando foreste, ad un certo punto si accorge, ecco lo sguardo divergente, si accorge di qualcosa che stride con alcuni modelli prevalenti nella descrizione, nella narrazione di quella che è l'evoluzione, un modello fondato sulla competizione, ad esempio, no? Quello per cui sopravvivono le piante più forti. E lei invece si accorge che in contesti nei quali ci sono ad esempio dei processi di deforestazione oppure poi vengono piantate piante nuove in territori che hanno interamente a disposizione, quindi in una condizione in qualche modo solitaria, queste piante invece di crescere più forti e più rigogliose si ammalano più rapidamente e allora comincia a formulare una comincia a guardare altrove e in particolare guarda a quello che accade al di sotto del suolo, guarda alle radici e scopre che esiste un sistema di collegamento tra le radici attraverso cui le piante si scambiano informazioni e realizzano anche modalità di comunicazione di informazioni, informazioni importanti sull'ambiente, sulle condizioni climatiche, sulla presenza di elementi nutritivi nel sottosuolo, eccetera. Condivide questa sua intuizione con colleghi prevalentemente maschi che le dicono ma che stai dicendo delle cose senza senso, cioè l'evoluzione avviene con la selezione comunque del più forte, di quello che è più e meglio è in grado di adattarsi, le tue idee sono delle idee che non hanno pregio. Le sue intuizioni sull'importanza delle reti micorriziche hanno ispirato linee di ricerca completamente nuove e sono attualmente prevalenti. Ha percorso una strada diversa, ha deviato da una traiettoria, è stata in grado di esercitare uno sguardo che non voglio essere fraintesa con
come se fosse uno stereotipo, ma uno sguardo attento alla relazione e alla cooperazione piuttosto che alla competizione, e ha aperto nuove strade, e attraverso l'apertura di nuove strade si sono poi aperte tutta una serie di conseguenze importanti anche dal punto di vista delle conoscenze ulteriori che si possono sviluppare. Quindi non è una questione di quantità, non è questione di essere di più, certamente se siamo di più è meglio, ma è questione di fare cose diverse, esercitare uno sguardo diverso, deviare dalle traiettorie consolidate. E chiudo con un riferimento personale. Dopo aver frequentato il seminario Labodif di cui vi ho detto all'inizio, ho ripensato al mio percorso accademico, perché io sono proprio stata allieva di una di quelle prime che hanno aperto una strada. E la mia maestra accademica si chiamava Lina Bigliazzigeri ed è stata una di quelle che hanno aperto la strada, ma ha aperto la strada non semplicemente perché è stata all'epoca un esempio rarissimo di donna che è diventata professoressa ordinaria di diritto privato. Non è semplicemente stato questo, è stato il modo in cui è stata nell'accademia, la sua capacità di un pensiero eretico, senza necessità di chiedere l'approvazione. C'è stata con una fatica enorme nell'accademia, senza mai adeguarsi, esplorando zone oscure del diritto privato, terre di confine, aree impervie, formulando teorie talmente innovative da essere giudicate alla fine degli anni 60 quasi esoteriche. Ha usato 50 anni fa parole come relazione, cura, limite, considerazione dell'interesse dell'altro nell'ambito di una materia straordinariamente tecnica come il diritto privato. Ci sono voluti decenni, ma quelle parole, espressione del suo sguardo divergente, sono oggi patrimonio condiviso della dottrina e della giurisprudenza. Questo è quello che, in termini di contributo ad un mondo che si arricchisce di uno sguardo diverso, noi possiamo portare, stando consapevolmente in presenza e nell'esercizio del nostro sguardo diverso. Grazie per l'attenzione. Grazie Enza, grazie alla professoressa Pellecchia. No, posso fare solamente un... Certo. Una riflessione. No, certo, assolutamente. Prego, Federico. Bellezza di sentirvi e anche sentirti, e poi anche così evidentemente hai comunicato cose che fanno venire in mente, da storico e storico dell'architettura, poi dei percorsi. E sai che, non so, la storia del Politecnico è stata una storia tutta al maschile per 50 anni e poi è una storia, diciamo, comune alla nostra storia, a parte dal 1913, quando c'è la prima laureata in ingegneria, cioè la prima laureata, e cambia un mondo effettivamente, cioè, adesso lo diranno le mie colleghe, insomma, però cambia un mondo, cambia una prospettiva, lo vede anche nella storia del Politecnico. Invece porto quello che hai detto in una riflessione che mi riguarda in particolare, riguarda l'insegnamento della storia dell'architettura. Oggi sempre più sento evidentemente dalle studentesse una sollecitazione a declinare una storia degli architetti al femminile. Mi chiedono, cercano, il mondo purtroppo nostro è un mondo di archistar, no? Si chiama così, no? Le grandi voci, però vogliono che si affondi nella storia e si cerchino quei personaggi che appunto hanno fatto grande la storia dell'architettura, da come le Gae Volenti, come Recini Boeri, come anche nei primi del Novecento qualche grande architetto americano, un assistente famoso di Frank Lloyd Wright, faceva i disegni per lui, ma che era
bravissima, si chiamava Marion Mahoney Griffin, è vissuta fino a 90 anni e ci ha lasciato delle straordinarie testimonianze. Quindi la verità è che questo discorso che hai fatto sarebbe veramente bello, vorrei impegnarmi su questo tema, che cominci a modificare anche molto spesso i contenuti dei nostri insegnamenti. Che se ci pensate, adesso oggi in epoca Covid ci siamo un po' accorti anche di differenze organizzative, però molto spesso io questo inverno al computer riflettevo che erano le stesse cose che si dicevano anche in tempi pre-pandemici, che se ci pensate è uno spartiacque notevolissimo. Allora a questo punto questa rivoluzione potrebbe veramente toccare i contenuti e andare a veramente incidere su il modo di, non solo il modo di raccontare, ma anche il modo con cui certe storie si fanno e anche appunto eroi e eroine che siano veramente quelli che hanno costruito appunto il paesaggio architettonico. Questo riguarda, diciamo, più la mia disciplina, però ti ringrazio molto per aver stimolato anche un po' questo tipo di pensieri. Allora, non voglio grazie Federico, se posso aggiungere una cosa, se posso aggiungere solo una cosa, hai toccato un tema bellissimo, che è il tema della genealogia, ed è vero quello che tu hai detto, molte studentesse ci domandano, questa è una cosa molto bella che anch'io in altri ambiti riscontro, sono molte le giovani donne che sentono il desiderio di modelli a cui ispirarsi, di ricostruire genealogie, e nella ricostruzione di genealogie femminili si fanno delle scoperte interessantissime, no? Si fanno delle scoperte interessantissime. E, un altro ambito nel quale questa cosa sta accadendo è per esempio quello degli studi letterari, no? Allora ci sono grandi personalità emergenti che pur con grandissima fatica poi sono riuscite ad emergere, però quando poi si va a ricostruire la genealogia o comunque grazie a chi anche queste figure di donne, parlo di Virginia Woolf, parlo di Emily Dickinson o tantissime altre grandi, e poi sono riuscite ad emergere, si scopre sempre, infallibilmente, che non sono spuntate dal nulla, ma che c'è una genealogia che va portata alla luce e c'è, quasi sempre una donna ce la fa perché c'è stata un'altra donna che ha aperto la strada e che l'ha sostenuta. E ricostruire questa storia, dare consapevolezza soprattutto alle giovani donne dell'esistenza che c'è un territorio fertile in cui noi affondiamo le nostre radici, è una cosa importante. E aggiungo che tutto questo arricchisce l'umanità, perché poi scoprire questo, cioè non è che si toglie al maschile, è ricchezza che si aggiunge e diventa ricchezza per tutti. E a volte le giovani donne sono in grado di compiere delle azioni di rottura veramente potenti. C'è stata una giovane donna inglese, non mi ricordo il nome, era veramente una ragazza giovanissima, doveva sostenere l'esame dell'ultimo anno al conservatorio, e nel programma d'esame si accorge che sono presenti esclusivamente compositori, quindi soltanto compositori. Allora scrive al conservatorio e dice: ma come, ci sono anche delle compositrici? E lei stessa ne indica alcune, quindi un lavoro di ricerca che lei stessa aveva fatto, e riesce ad ottenere che vengano inserite almeno 6 o 7 compositrici tra il materiale su cui deve essere preparato l'esame. Quindi questa è un'azione di presa di parola importante che ha prodotto un cambiamento. Va bene, no? Va bene, Susanna, preparati, mi sa, che questa cosa è tutta per te. Allora, Nora, adesso ti lascio la direzione della tavola rotonda, così come l'ha organizzata, ringraziando di nuovo Enza e chi ci ha ascoltato. Grazie mille. Ti ringrazio Federico, soprattutto ringrazio la professoressa Pellecchia per queste bellissime parole. Volevo semplicemente ricordare alcune di queste parole chiave, che sono la diversità, la qualità e il conformismo. La diversità, ha sottolineato molto bene la professoressa Pellecchia, la diversità è arricchimento, può solo migliorare la qualità di cosa? Del lavoro che andiamo a svolgere tutti, io parlo chiaramente da architetto, ma in qualsiasi ambito
la diversità, il confronto, e quindi trovare il modo per confrontarsi, il modo per capirsi, non può che davvero migliorare qualitativamente sia il lavoro stesso, sia la vita più in generale. Questo però davvero richiede anche la rottura di una lettura conformista della nostra realtà. E credo che a questo punto anche gli strumenti della didattica possono aiutarci ad arrivare a questa frantumazione di un conformismo che è un punto di vista unilaterale, e soprattutto possa anche aiutarci a trovare le parole giuste affinché questa sorta di diversità, che poi non è, perché le donne esistono da sempre evidentemente, quindi questa sorta di diversità possa effettivamente essere superata proprio trovando i modi per poter meglio interagire. Nell'ambito dell'architettura e dell'urbanistica il punto di vista della donna è sicuramente molto presente ed è ben riconoscibile, quindi anche per questa ragione devo dire che le donne in architettura devono forse infrangere un certo conformismo e portare avanti le loro posizioni. E per me è un grande piacere in questo momento introdurre la dottoressa Susanna Sancassani, che è responsabile di un importante centro di lavoro e di ricerca del Politecnico di Milano, proprio impostato sullo sviluppo delle forme della didattica. A lei la parola, dottoressa Sancassani. Grazie Nora, ed è stato veramente un piacere sentire la professoressa Pellecchia prima, perché questo slancio verso lo sguardo divergente delle donne è una cosa in cui mi ritrovo tanto, anche con le tante colleghe, più spesso donne che uomini, devo dire, che partecipano allo sviluppo del centro che dirigo, donne di tutti i tipi, donne che hanno scelto di stare sole, che hanno una famiglia, donne che hanno un numero di figli superiore alla media, 4-5 figli, altre che hanno deciso di non averne affatto e che riescono a lavorare insieme in un contesto molto armonico e molto produttivo proprio in termini di sguardi divergenti. E devo dire che nel nostro caso specifico questa possibilità di proporre innovazione e sguardi nuovi sulla realtà ci viene tanto anche dal fatto però che siamo un po' degli outsider, e questo è interessante, nel senso che tutte quante ce la siamo giocata su percorsi di carriera molto insoliti ed alternativi, e questo ha sicuramente lasciato dei gradi di libertà in più, però questa è una riflessione che mi è venuta ascoltando, che sarebbe poi interessante andare a condividere. Però insomma vi racconto un po' che cosa noi stiamo facendo rispetto al tema specifico di cui ci occupiamo oggi. Allora, il centro che dirigo si chiama METID, Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, e sono molto orgogliosa del fatto che i metodi stanno prima delle tecnologie, nel senso che pur essendo nati in un contesto fortemente tecnologico come Politecnico di Milano, abbiamo avuto l'energia e la forza di proporre il tema del metodo come guida alle scelte tecnologiche. Rispetto al tema specifico donne, donne e ricerca, donne e didattica, come ci stiamo muovendo? Allora, ci siamo mosse su tre direzioni che ci sono venute veramente spontanee. La prima è stata quella, semplicemente guardandoci intorno e attraverso la partecipazione alla vita del nostro Ateneo, testimoniare la scarsa presenza di donne nelle facoltà più tipicamente tecniche e scientifiche, e quindi su questo abbiamo scelto di impegnarci utilizzando quelli che sono i nostri strumenti. Allora, noi partecipiamo molto spesso, in questo momento abbiamo in corso circa una ventina di progetti internazionali, e uno di quelli di cui siamo più orgogliosi è questo che si chiama FostWOM, che è un progetto europeo, un Erasmus Plus,
che ha proprio come obiettivo quello di stimolare la partecipazione delle donne alle carriere STEM e in particolare agli studi in ambito scientifico, tecnico, ingegneristico e matematico. Ecco, e all'interno di questo progetto che cosa abbiamo scoperto? Che spesso i modi in cui noi facciamo didattica sono di per sé scoraggianti rispetto all'idea di andare ad intraprendere delle carriere STEM. Proprio per andare a contrastare queste direzioni abbiamo realizzato un MOOC, quindi un corso massivo, aperto e totalmente gratuito, accessibile a chiunque, che si intitola Embracing Diversity e che fa parte del nostro portale Polimi Open Knowledge, che potete raggiungere dalla rete, in cui sono presentati moltissimi corsi, tra cui quello a cui faceva riferimento prima Federico Bucci, da lui brillantemente diretto sul tema dell'architettura contemporanea, e un portale che ormai ha raggiunto più di 200.000 iscrizioni e con un risultato straordinario per quanto riguarda questi corsi aperti gratuiti che si possono seguire liberamente, insomma, circa un quarto delle persone che si iscrivono arrivano in fondo ai nostri percorsi. E abbiamo pensato che questo potesse essere un utilissimo e funzionale canale per andare a promuovere consapevolezza e riflessioni sulla partecipazione al femminile nelle carriere di tipo tecnico-scientifico. E a questo scopo abbiamo realizzato un MOOC, un corso aperto che stimola proprio la riflessione su questa tematica, partendo dalle osservazioni che facciamo anche nella nostra vita di tutti i giorni, no? Perché le donne preferiscono più carriere legate per esempio alla biologia e alla matematica piuttosto che l'IT e alla fisica, perché vedono dietro quelle materie una maggiore possibilità poi di inserirsi nella carriera didattica, soprattutto nelle scuole superiori o nelle scuole medie, perché per le donne la carriera nell'insegnamento sembra ancora oggi quella più facilmente compatibile con gli impegni familiari. Allora, per andare a stimolare una riflessione precoce nelle nostre studentesse sul fatto che tutto sommato il tema della conciliazione tra gli impegni familiari e quelli lavorativi non è determinato da dei vincoli esterni, ma dipende molto da come ce la giochiamo noi quotidianamente nella nostra famiglia, con il nostro compagno, con i nostri figli. Abbiamo realizzato, come dicevo, questo corso che oltre a proporre tutta una serie di riflessioni su come la diversità sia un valore per le comunità, per le organizzazioni di formazione come le università, ma anche per le istituzioni o per le imprese, quindi come a partire dall'esigenza di generare maggiore valore per la soluzione dei grandi e nuovi problemi di fronte ai quali l'umanità si trova in questo momento, sia molto importante andare anche a rappresentare nuove forme di visione, di organizzazione del pensiero, come quelle che possono venire dal mondo femminile o da tutti i mondi che nelle nostre società ancora sono oggetto di stereotipi e di scarsa rappresentazione, come tutti coloro che hanno orientamenti sessuali non standard nella nostra visione. E abbiamo sviluppato questo MOOC non semplicemente utilizzando video, per quanto di grande qualità, che sollecitino riflessioni su questo tipo, ma anche stimolando una partecipazione e un'azione concreta. E guardate, questo è uno dei primi esercizi che vengono proposti utilizzando uno strumento collaborativo
chiediamo ai partecipanti di rappresentare con delle immagini la propria idea di ingegnere e come vedete le immagini, se quando hanno una caratterizzazione di genere, tipicamente hanno una caratterizzazione legata al genere maschile. Quindi a partire da questi wall di immagini attraverso i quali riusciamo a delicitare, ad esprimere quelli che sono gli stereotipi nei quali inevitabilmente cadiamo, si parte poi per un'esplorazione dei sentimenti. Sentito dire che tutti noi abbiamo incontrato in qualche momento nella nostra vita. Le donne sono più interessate ad avere una famiglia che una carriera, le donne non sono interessate al denaro, i gay sono particolarmente portati nella moda e nelle arti. Allora partiamo con la proposta di una serie di stereotipi, stimolando poi la discussione, chiedendo ai partecipanti di esprimere proprio in quali situazioni possono essere stati essi stessi vittima di stereotipi e pregiudizi, quali sono i pregiudizi che possono condizionare le loro valutazioni quando incontrano una donna di successo e così via. E attraverso questo lavoro di continua riflessione e collaborazione, confronto da punti di vista di esperienze diverse e la loro integrazione con contenuti strutturati da parte di esperti e di esperte che hanno riflettuto a lungo su questi temi, arriviamo a dei risultati di stimolo proprio alla consapevolezza su questi argomenti che non pensavamo francamente di riuscire a raggiungere con questo livello di efficacia, sempre attraverso un percorso che non prevede nella sua versione classica incontri in presenza, avviene completamente attraverso la costruzione di una comunità online. Ma i riscontri che abbiamo dai partecipanti sono che il loro livello di consapevolezza attraverso questo percorso cresce enormemente. Molto spesso alla fine ci dicono: ma io francamente ho seguito questo corso per rafforzarmi rispetto alla mia visione che gli stereotipi creino degli svantaggi di genere, creino degli svantaggi nell'interpretazione del mondo e nelle relazioni tra le persone, ma poi ho scoperto che pur considerandomi una persona molto libera dagli stereotipi, in realtà ne sono vittima anch'io. Questo è la classica considerazione che ci ha reso molto contenti di aver messo a disposizione questo percorso, che oltretutto è nato in un contesto molto particolare. Mi prendo proprio due minuti per raccontarvelo, perché questo corso online, questo MOOC Embracing Diversity, è nato come prodotto di un Erasmus Plus realizzato in collaborazione con una serie di college israeliani, alcuni gestiti da ebrei israeliani e aperti anche a studenti arabi, altri invece gestiti da arabi israeliani e per lo più frequentati da studenti arabi, in teoria non chiusi agli studenti ebrei, ma di solito questi non ci vanno affatto. E ci siamo trovati a discutere su quali MOOC avrebbero potuto essere interessanti per tutta la partnership, che era costituita anche da altri europei, francesi, inglesi, tedeschi, eccetera, in un college che si trova praticamente sulle colline del Golan. Allora io ero lì insieme a questi colleghi internazionali, dovevamo decidere il tema di cui occuparci tutti insieme, perché fossero un interessante terreno di scambio. I temi che venivano proposti erano la comunicazione, l'inglese internazionale, cose di questo genere. E quando io ho alzato timidamente la testa dicendo: ma scusate, ma siamo venuti fin qui per parlare di inglese nella comunicazione internazionale? Ecco, magari possiamo trovare dei temi che ci siano più cari, che siano più significativi per noi e nei quali possiamo incrociare maggiori diversità?
e ho proposto questo tema della, dell'embracing diversity, di come provare a valorizzare, a sensibilizzare i nostri studenti sull'importanza della diversità, in particolare nella direzione dell'inclusione in termini di genere e di diversi orientamenti sessuali. All'inizio ho avuto veramente un brivido perché tutti quanti sono stati zitti e mi fissavano, dopodiché un collega israeliano ha incominciato a parlare dicendo sì, beh, ma in effetti per noi sarebbe interessante, e da lì tutti gli altri hanno seguito. Questo per dire che a volte basta semplicemente proporlo un tema significativo, no? Non ho dovuto fare nessuna battaglia, che sarebbe stata anche molto bella poi da raccontare, no? Con una grande opera di convincimento sotto l'ombra di queste colline del Golan. Non è andata così, è stato facilissimo, cioè è stato bastato dirlo e l'abbiamo fatto, l'abbiamo offerto a tutti i nostri studenti e tuttora è disponibile per tutti, anche se il corso è terminato. Guardate, più di 2.400 iscritti e più della metà sono arrivati in fondo. Un'altra cosa che abbiamo scoperto anche grazie a questa esperienza è che spesso i contenuti digitali per la didattica soffrono molto di disequilibri di genere in termini proprio di concetti che veicolano. Nel senso che voi sapete che insomma negli ultimi anni i corsi online e in generale i contenuti digitali per la didattica online hanno avuto una crescita spaventosa. Ma se andiamo ad analizzare quanto troviamo online, molto spesso ci troviamo di fronte a una quantità di stereotipi di genere spaventosa. Abbiamo quindi all'interno del progetto FOSWOM deciso di realizzare anche un FOSWOM Toolkit, che adesso è in via di elaborazione, ma che sarà disponibile nella sua versione finale a brevissimo e che va a esplorare tutti gli aspetti dei contenuti digitali per la didattica e dei percorsi digitali, per cui a partire da come vengono costruiti i contenuti, gli esempi che sono utilizzati, le attività che vengono proposte, ma soprattutto tutta la parte legata alle immagini e ai video, che soffrono di una stereotipizzazione straordinaria, straordinaria. Guardate, se voi cercate in un repository online di immagini digitali, che sono i classici repository dove si vanno a cercare i materiali quando si realizzano dei contenuti digitali per la didattica, cercate per esempio BOSS, guardate come viene rappresentata l'immagine del capo. Se cerchiamo segretario, che oltretutto in inglese avrebbe anche un genere neutro, cioè non riconoscibile dal punto di vista di genere maschile o femminile, eppure le immagini rappresentano tipicamente delle donne in questo ruolo. Se cerco bambina trovo queste immagini, se cerco bambino trovo queste immagini, e se trovo capo e impiegato, guardate, trovo quasi sempre un capo maschio che si rivolge a degli inferiori femmina. Questo per dire che è davvero necessario andare a ragionare quando facciamo didattica anche nel mondo digitale, che sembrerebbe proporsi già con tutta una serie di barriere abolite. Anche in quel mondo è importante che teniamo alta la guardia per non rischiare di veicolare anche inconsapevolmente messaggi che vadano a rafforzare stereotipi di genere, e quindi su questo abbiamo deciso di impegnarci in modo concreto con tutti i nostri colleghi europei che gestiscono centri per la didattica digitale. E infine l'ultima direzione che abbiamo seguito è stata anche quella di proporre ai nostri docenti dei percorsi di quella che abbiamo chiamato leadership inclusiva,
Nel senso, abbiamo incominciato con degli esperti del tema a proporre loro delle riflessioni su come il docente si pone in realtà come un punto di riferimento chiave nei percorsi di apprendimento e quindi con un ruolo di leadership importante e quindi la modalità rispetto alla quale si pone sui temi di genere diventa trainante per i suoi interlocutori, quindi quali attenzioni può essere interessante porre per evitare di incorrere nell'uso spesso inconsapevole, nel rafforzamento spesso inconsapevole di stereotipi che dal punto di vista didattico però vengono, come posso dire, bevuti col latte dei contenuti, delle abilità, delle competenze che noi proponiamo ai nostri studenti. Ecco, io mi fermerei qua dopo queste rapide condivisioni dei percorsi che abbiamo fatto e se avete delle curiosità sono naturalmente a vostra disposizione per approfondire. Molto bene, dottoressa San Cassani, davvero grazie per questa bellissima lezione, anche questa davvero molto, molto illuminante. Credo che il discorso dello stereotipo rimanga un fatto importante di cui sicuramente i docenti dovranno, con cui i docenti si dovranno confrontare nel futuro in modo da abbattere anche appunto, certe figure e nello stesso tempo però dovranno combattere, stavamo parlando di donne, anche le donne, cioè le donne dovranno capire quello che sono e probabilmente dovranno proprio far valere, col garbo che le caratterizza peraltro, quelle che sono i propri caratteri, i propri punti di vista, perché gli stessi problemi davvero analizzati dai due mondi, quello maschile e femminile, possono essere diversi, ma nella loro diversità non possono che cogliere, raggiungere quella che è la soluzione ottimale. Mi permetto di lasciare a questo punto la parola a una giovanissima ricercatrice, Elena Fioretto, che ha collaborato nell'organizzazione di questo webinar e dei dialoghi delle cattedre UNESCO italiane, perché proprio perché è giovane può dare anche lei la sua testimonianza. Grazie. Grazie professoressa, ma in realtà sono qua per ringraziare voi, per ringraziare innanzitutto il professor Bucci per averci accolti, anche se solo virtualmente a Mantova, ma presto sicuramente anche in presenza, e ovviamente la professoressa Pellecchia e la dottoressa San Cassani per aver accolto sicuramente la provocazione a questo confronto e per aver delineato così chiaramente le linee di, come dire, i contorni di quella che è una realtà che io spero di poter vivere nel futuro che ho di fronte. Come ricercatrice, giovane ricercatrice, diciamo così, sicuramente io mi impegno a tenere a mente sempre questa, come dire, questa provocazione, appunto l'ho definita così, ma proprio come dire, nella realtà che mi circonda oggi, ma nella realtà a cui andrò incontro, vorrei poter usare le vostre parole, come dire, come una lente nuova, uno sguardo nuovo sulla realtà. Grazie infinite, grazie davvero. Ne approfitto in realtà anche per salutare appunto e ringraziare la professoressa Angela Colonna che vedo collegata perché dunque noi abbiamo avuto questa importante opportunità. Buongiorno Angela, grazie, grazie per essere qui. Opportunità di supportare il progetto Dialoghi delle Cattedre che in realtà è nato proprio dalla cattedra UNESCO di cui Angela Colonna è chairholder nell'Università della Basilicata. Il progetto è nato da loro e noi abbiamo solo accettato anche in questo caso la sfida di supportarvi in qualche modo, speriamo di averlo fatto bene e vi invito in realtà, invito voi ospiti e tutto il pubblico che ci sta seguendo a prendere visione, a vedere le attività che abbiamo fatto e che faremo in questo progetto che è iniziato a maggio e si concluderà a fine luglio.
sul sito Dialoghi Cattedre UNESCO trovate tutte le informazioni riguardo ai prossimi webinar, ma soprattutto troverete le registrazioni dei webinar passati e la registrazione di questo webinar che verrà pubblicato nei prossimi giorni, per cui potremo tornare a vedere, appunto, tornare su queste parole e riflettere ancora sulla loro importanza. Quindi grazie infinite a tutti voi. Grazie anche a te Elena. Qualcuno ha qualche domanda da rivolgere, da porgere ai nostri relatori? Stanno tutti riflettendo, io credo, attentamente, in particolare le donne, sono sicurissima. Quindi ringrazio davvero ancora molto sia il professor Bucci che ovviamente la professoressa Pellecchia e la dottoressa Susan Cassani. Grazie davvero. Se posso giusto salutarvi, in realtà ringrazio io voi per il lavoro che stiamo facendo insieme con la segreteria di Dialoghi. Non è un supporto, ma è un lavorare insieme, è proprio nella logica di fare comunità, e anche nella logica di una rete aperta dove che si va allargando e si va costruendo in itinere. E anche per me sono state molto interessanti tutte le vostre relazioni e sono felice di avervi ascoltato. Grazie. Beh, posso chiudere allora ringraziando tutte voi per le vostre parole, per le vostre soprattutto esperienze. Abbiamo già visto che abbiamo raccolto alcune cose sia per quanto riguarda percorsi che potremmo aprire. Io mi auguro che effettivamente ogni volta che noi riusciamo anche a approfondire pur in questa modalità ci siano poi dei risultati da raccogliere, quindi sarebbe bello ritrovarsi. A questo punto lancio la mano ad Angela da Matera, fare questo asse, diciamo, della penisola Matera-Mantova, poi Enza metteremo anche Pisa, di questo battito di storia italiano che nella storia sia in grado appunto di anche progettare un nuovo futuro. Voi oggi ci avete lanciato dei bei messaggi che devono sicuramente riguardare il futuro, di stimoli che arrivano dai giovani, evidentemente dalle giovani generazioni. Ne abbiamo sentito avere una testimonianza diretta, una giovane che ci auguriamo possa essere qui al Politecnico nella sede di Mantova impegnata nei prossimi mesi. Quindi io lancerei questo asse Matera-Mantova, che ne dici? Declinato alla pugliese, perché evidentemente abbiamo una relatrice e quindi che ci può aiutare. Anche io sono pugliese. Appunto, che sai che c'è il prorettore mantovano, che anche lì arriva a quella terra, vi inviteremo tutti in Puglia, quindi a questo punto. Quindi un grandissimo saluto e un ringraziamento a tutti voi, e con appunto l'augurio di ritrovarci sempre con un tassello in più. Oggi abbiamo lanciato un messaggio, quindi sarebbe molto bello ritrovarci tra un po' di tempo con anche già dei primi risultati raccolti. Ecco, quindi veramente un grazie di cuore a tutti per questa bella serata. Grazie.